Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con la SDS, con la serie delle 7. Allora ragazzi, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941, comunque i link li trovate in descrizione. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate anche i link in descrizione per effettuare le donazioni. Detto questo, partiamo col video. Ok ragazzoli, io non mi sono mosso dove ci siamo lasciati ieri praticamente, alla vigilia della partita col Peterborough. Andiamo a leggere le mail. Allora, un bullo venduto, tutto buono e biniritto signori miei. Giocatori impegnati con le nazionali, Tonev, McKinley e Raja. Ok, è ritirato l'offerta per bullo perché l'abbiamo venduto. Perfetto, noi siamo arrivati al 20 di marzo. Vediamo quante partite rimangono raga, per curiosità. Allora, abbiamo 2 a marzo contro il Peterborough e il Barnsley. Poi abbiamo 4 partite ad aprile contro lo Stansbury, Wycombe, Salford e Wigan. E poi l'ultima contro il Blackpool. Quindi diciamo che tra oggi e domani ci chiudiamo il campionato, signori miei. Quindi non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. È arrivata un'altra mail, chi è che parla? Non ho visto che c'era qualcuno che sta attraversando un buon periodo. Ci penserò, amico mio. Eventualmente ti faccio giocare al posto di Naga. Allora, andiamo a sistemare la formazione. Allora, Naga se ne va al posto di con tempo panchina. Casa dei fuori per O'Sullivan, Wilding, Ray, Tone, vediamo un turno a Nicholson, Mitchell diamo un turno all'Inse prima che si arrabbia tutto. E va bene così. Ok, oramai concludiamo la stagione con questi nostri titolarissimi raga. L'anno prossimo dobbiamo capire giuste le gerarchie quali sono. Andiamo in campo. Però loro vengono dal pareggio contro il Wigan. Porca miseria, hanno pareggiato contro il Wigan, questi sono forti. Che ce famo noi? Ci vinciamo 2-0, prendi e porta a casa, mamma mia, gol di Lindsay e Morris, è uscito il raid per Tonev, ok raga, ok, bella così, 2-0, subito partenza col botto, bella così, tutte, se non sono squadra, tutte mio, tu solo di nome le puoi giocare tutte, di in realtà dimostra che meriti più spazio, Stockton, prestazione adorevole, bravo Stockton, diamo merito a chi merita. Allenamenti, signori miei, dai così, allenatevi raga, sale qualcuno? No, allenamenti molto, molto bassi, molto bassi per tutti, però va bene. Casadei si ferma a 63, Hamilton è al limite del 63 dallo scorso episodio, non è fatto il passaggio successivo, mannaggia a te Casadei mio, Hamilton mio, mannaggia a te. Andiamo avanti, signori miei, prossima partita contro il bro, iniziamo con la B, può essere? Brasley, infatti, contro il Brasley. Allora, giocatori impegnati con le nazionali, perfetto. Chi c'è fuori? C'è fuori Raja e gioca sulla destra Braxton. Fuori McKinley e gioca Taylor. E poi in panchina abbiamo McKinley che può giocare e torna su. E Leto Schmidt a posto di Tonev. Penso che siamo abbastanza coperti. Vogliamo fare qualche cambio qui? No, mi direi di non rischiare niente. Già abbiamo fatto delle sostituzioni dovute perché abbiamo giocatori in nazionale. Però, dico, ci teniamo questa situazione. Allora, andiamo in campo contro il Barnsley, che viene dalla sconfitta contro il Rochdale. Che ce famo noi? Dai raga, ci servono sti punti. Dai raga! Mamma mia, che sconfitta pesante! Dai! 3-1! Si è fatto male Braxton, ammoniti Harwood e Hamilton. Mamma mia, che brutta situazione. Non stiamo seguendo i piani. Oh, avete rotto però questa dirigenza. Avete veramente ce l'avete fatta proprio a maccaroncino. Casadei diventa un 63 e Hamilton diventa un 63. Finalmente Casadei ha capito che doveva salire anche Hamilton. Non stiamo seguendo i piani, ok? Giocatore infortunato 7 giorni per Braxton. Va bene, non è un problema perché Raja dovrebbe tornare. Raja dovrebbe tornare dalla nazionale, ci dovremmo avere a disposizione. Giocano, vuole andare via. Chan Cunningham. Cunningham vuole andare via. Ma non c'aveva 15 anni Cunningham, scusatemi. Trasferimenti, ufficio. Chan Cunningham, 16 anni. È l'unico Cunningham che abbiamo, giusto? Non è che poi sbaglio. 16 anni vuole andare via. Dove devi andare? Promuoviamo. Va bene. Promosso Cunningham. Va bene.
Siamo già alla prossima partita. No, andiamo. Dai, dai, che sta arrivando anche. Arriveranno gli osservatori. Il primo di aprile. Aggiornamento dell'osservatore. Nicky, a Nicky che ci ha portato dal Brasile. Mikel Cruz, 71-94. Sarai un esterno sicuro. Sarai un attaccante sinistro o destro. 15 anni. Dai, ti lasciamo a osservare. Pedro Jesus, 56-78. No. Fabio Ribeiro 58-80, no. E Ugo, ehi Ugo, 63-87. Quanto sei promettente, ma no. Teniamo Cruz per vedere se effettivamente sarà un esterno oppure no. Lo vedremo prossimamente. McKinley che ci ha portato all'Argentina, ci ha portato Fabrizio Cortés 60-82, no. Joaquin Vasquez 58-80, no. Riccardo Cabreira 46-64, no. Mamma mia, che gentaglia. Lorei dal Giappone, Yasuo Hiranuma 52-68, no, quanto è alto? 1,86. Hiroshio Fujiwara 68, tutti i portieri, zio Kenemoto 58-82, no, mi dispiace, niente. Dal Giappone niente furore praticamente. Giocatore ristabilito, chi è tornato? Mariani, oh, Mariani è tornato, bella così. Niente, osservatori inutili, signori miei. Osservatori inutili. Andiamo a giocare contro lo Strawberry. Allora, contro lo Strawberry, Stockton Morris. Io voglio dare una possibilità a Naga, che è comunque un 63, non dovrebbe sfigurare. Sulla destra mettiamo Casadei. Al posto di Wilding mettiamo. No, Morris. Mariani è appena tornato, quindi no. Nicholson fuori per Tonev. Lindsay fuori per Mitchell. Hamilton e Braxton fuori per Raja. E Taylor fuori per McKinley. Ok. Mariani ancora infatti è in convalescenza, quindi lo lasciamo dov'è. Nicholson ce lo portiamo per tutte. Cunningham è inguardabile e dobbiamo allenare Cunningham, raga. Così l'anno prossimo vediamo un attimino di veniamo Wilding l'anno prossimo. L'anno prossimo veniamo Wilding. Avremo la nostra coppia di centrocampisti titolare che sarà Mariani Reid. Contro lo Strawberry. Vengono dalla sconfitta contro Wildgam. Hanno due sconfitte consecutive. Noi che ci famo? 0-0, ma porca di una paletta ambriaca. Sono usciti Hamilton, Reid, Morris per Lindsay, Nicholson e Stockton, ammoniti Casadei e Tonev. Porca miseria, 0-0, 0-0 inutile, 0-0 inutile. Vabbè che ormai siamo in una posizione bloccata di classifica, non ci cambia più nulla oramai. Naga, Hamilton, Mitchell, Casadei, Howard. Allora, abbiamo Howard, dobbiamo allenare quello che è arrivato adesso, Cunningham. Impara a giocare a calcio, Cunningham. Intercettazione, intercettazione, perfetto. Impara a giocare a calcio, amico mio. L'anno prossimo. Oh, Naga è diventato 64. Cunningham sale pure a 42. Mamma mia. Mamma mia, che giocatore. No, sale a 43. Grande, grande. Si è allenato veramente molto bene. Naga è diventato il nostro attaccante titolare, raga. Intanto abbiamo fatto un aggiornamento con FIFA. Naga è diventato il nostro attaccante titolare. Insieme a Morris. Dai, è così, dai, è così. Contro i Wycombe, Naga lo teniamo dentro. Casadei andiamo a rimettere semplicemente. Allora, andiamo a rimettere al posto di Casadei o Sullivan. Tonev, Wilding, Reid, Mitchell, Hamilton, che loro so per forza, raga. Diamo una chance a tutte, dai. Al posto del Reid, così lo facciamo riposare un attimo. Così tutte si giocano la partita. Però, Reid me lo comunque porto in panchina al posto di Leite Schmidt. E basta. Ormai questa stagione sta andando così, raga. L'anno prossimo saremo ancora in League One. Questa però è già tantissima roba. Riuscire a confermare la qualifica, il campionato, diciamo. Allora, contro i Wycombe, loro vengono da un pareggio contro il Lincoln. Noi che ce famo? 1-0, gol di Tonev. Bella così, bella così. Bella così, 1-0, pulita pulita, fuori casa. Io non le capisco se riusciamo a fare partite migliori fuori casa che a casa nostra praticamente, però va bene. Mister, sarò franco. Braxton, no, non sei franco, sei Braxton. Non ti puoi cambiare nome, è inutile che vuoi essere venduto. Va bene Braxton, vattene, zio, vattene. Mamma mia, pesante anche lui. Cioè tutti quelli che erano in questa squadra si lamentano tutti, tutti si stanno a lamentare. Allenamenti, Cunningham sale a 44, bravo Cunningham. L'anno prossimo mi servirai, Cunningham mio. Gli altri invece si bevono un caffè al bar, praticamente nessuno ha voglia di migliorare. Va bene, va bene, va bene.
Andiamo avanti, ora arriveranno le offerte per Braxton, che giustamente se ne vuole andare, e noi lo accontenteremo. Non arrivano offerte per Braxton, fa proprio schifo pure al mercato quello forzato. Ah no, ok, è arrivata l'offerta per Braxton. Allora, offerta per Adam Braxton, 70, guarda, l'accetto direttamente, vali 90, cioè te ne offrono pure meno, pur di va, guarda, accetta. Cioè, guarda, non c'ho manco voglia di andarla a trattare, vai, accetta, vai, fai quello che vuoi. E ci vediamo prossimamente. Allora, io direi fuori tutte e torna al raid. Fuori Wilding, gioca Mariani, signori miei, diamo fiducia a Mariani. Fuori Tonev, gioca Nicholson. Fuori Mitchell, dentro Linsley. E poi non tocchiamo nient'altro. Comunque ce l'abbiamo dentro, i più forti. Cunningham, no, Taylor, Braxton, Wilding. No, aspettate, fermi tutti. Mi porto Wilding a posto di tutte. Ecco, ok. Vedi, ora hanno tutte le faccine sorridenti perché stiamo facendo dei risultati buoni. Stiamo facendo dei risultati buoni e quindi ora sono tutti contenti e sorridenti. Contro lo Stafford. Dai, raga, consolidiamo la posizione. Consolidiamo la posizione. Loro vengono da una sconfitta contro il Wildingham. Noi che ce famo? Ci perdiamo. Ma porca di una paletta ambriaca. Ha segnato Naga, signori miei. Primo gol di Naga. Peccato, l'avevamo pareggiata. Poi per un rigore. Ci hanno fatto il 2-1 e va bene. Allora sono usciti Hamilton, Reid e Naga per Mitchell, Tonev e Stockton. Ammonito Harwood, che mi sa che salterà la prossima. Harwood per somma di ammonizioni. Scommettiamo? Scommettiamo? No, no, non mi è arrivata la notifica del giocatore squalificato. Facciamo gli allenamenti, signori miei. Dai, è così. Cunningham continua a salire. Bravo Cunningham. Mi servi, bello carico. E siamo a 45. Bravo Cunningham. Gli altri invece sono un po' così così. Hamilton si ferma sempre al limite. Hamilton si è fermato a 64. Porca miseria, Hamilton. Mi serve una roccia là dietro in difesa per riuscire a conquistare i playoff l'anno prossimo. Comunque, ragazzoli, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.